Mi inquieti che sei così vicino. Ma intanto, cosa? Vabbè, allora, vado più lontano. Volevo non lo ringraziare so. intanto Tonno, che mi sta dando supporto in cambio di un piatto di tortellini e panna che ha mangiato a pranzo, per registrare questo video. Ringrazio anche Cesare, che gli hai pagato anche Cesare, il pranzo. Cesare, ti aiuto anch'io, ho pagato il pranzo anche lui e poi se n'è andato. Mi sa che è stato furbo lui. Sì. Comunque sia, che cosa facciamo oggi in questo video? Che, come avrete notato, probabilmente non è un vlog, ma è... Potrei chiamarlo unboxing anche questo, visto che vi è piaciuto. Smettila di venirmi così ma vicino. No, no, non sei troppo vicino, non sei... Va bene, ok. non eri troppo vicino, era una ripresa dinamica. Ho visto che l'unboxing della Switch vi è piaciuto tantissimo. Ha fatto un sacco di views, io quindi ho fatto un sacco di soldi. E ho deciso di farne un altro per vedere se la magia si può ripetere. Che cosa aprirò? In realtà niente, perché ho già aperto tutto quasi un mese fa. Perché questo video, signori, è la presentazione di tutto quello... E siamo a metà gennaio, che ho ricevuto a Natale. Bravo! Vuoi un applauso? Non riesco a farlo. E tutta quella roba là. Visto che roba? Allora, tutto. Inizierei con... Ma io tutte le volte devo andare fin là, prendertelo. Sì. E portartelo? Sì, primo oggetto. E che palla, ma devo... andare, vado io su. Minchia, scomodo ogni volta prendere qualcosa. Dai, ci sta. Fai la sezione vestiti. Rieccoti, Nelson! Le mie sorelle mi hanno regalato questi bellissimi calzini viola con una scritta cinese o giapponese di cui non conosco il significato, se potete aiutarmi voi. E sono delle cretine perché non hanno tolto il prezzo, quindi io so che per il mio Natale... hanno speso soltanto 3,99 euro. Oh, soltanto, soltanto. Quanti anni hanno? Beh, una fa al liceo, la paghetta ce l'ha. Non è che può rubare i soldi. Però belli. Sì, sono belli. Rifai vedere l'abbinamento, carino. Belli, vero? Da New York, maglia di Pseudo Punisher usata. Troppo piccola. È un S e non mi sta. Fai vedere? Queste scarpe me le sono regalate da solo, non so se vale, sono scarpe da hooligan o da Slav Squat, insomma me le sono regalate. Sono da paese dell'est. Sì, e da solo, perché le avevo viste su una serie TV su Netflix e me... Ma non fanno un po' il piedino lunghino? Bomber! Bello questo! Patriots. Bello! Patriots. Grazie, Patriots Street Fair. Aspetta che non sei capito se è della Patriots, scusa, perché non si è letto, non si legge bene. Ma sai che sembri grosso? Sei gigante! La mia mamma invece mi ha regalato questa maglietta di qualcosa che c'entra col rugby inglese, penso. Bella molto. Grazie mamma. Carina. Considerando che un paio d'anni fa avevo già fatto un video sui regali sul mio canale, è stato uno dei miei primi video su questo canale qua, e a quei tempi mia madre mi aveva regalato una candela. Sono passi avanti. Comunque ti ha regalato un botto di roba, ma mica mi fanno così tanti regali. Il mio papi mi ha regalato questo zaino che non sai aprire. Che è di quelli antifurto, nel senso che quando ce l'hai non si aprono là davanti. Bellissimo, aspetta, fallo vedere bene perché sennò non si capisce. Non si apre da qua, ma tac, da dentro. Ed è fighissimo perché guardate quando lo apri si prende tutto. No. Zip, las, tutto. Tutto quello che tu ci vuoi mettere dentro. Ce la puoi ficcare. A proposito di zaini, non mi era mai capitato. Dove sei, Nelson? Ho trovato due cose di Harry Potter. Chi te le ha regalati questi? Non lo so. Ho ricevuto anche un altro zaino dell'azienda di apparecchi acustici di mia zia, dove lavora mia zia. Quindi, a mio avviso, si sono dimenticati di farmi un regalo. Mi ha preso un regalo aziendale e me l'ha dato, anche perché dentro c'era questo. E cos'è? Un Critters, cioè tipo un robottino che tu prendi, carico. Che non serve a nulla, però bellissimo. Lo metti giù. No, no, vabbè. Si sono dimenticati di farmi il regalo e ha raccattato cose. Ma sta ancora morendo? Sì. Dov'è? No, è una cosa tristissima. Vabbè, grazie zii comunque. Ho apprezzato molto. Strabello, bellissimo, questo bellissimo. È bello. Come potete notare, a metà gennaio non l'ho ancora aperto. Perché? Perché esiste Spotify. Ma non è vero, no, hai sempre detto... È figo. È un album secondo me bomba che vi consiglio di ascoltare. Ma che falso sei, guardati. Non lo userai mai. Ora ti rivelo una cosa. Hai presente quello di Nutini che mi hai regalato? Non l'ho mai aperto. Mai aperto. Non l'ho neanche scartato. Allora che cazzo vuoi?
Mia zia mi ha regalato due scatolette di tonno dell'Esselunga. Borraccia da universitario regalata da mio padre perché spera che io... La concludi? Sì, mi laurei prima o poi. Mi sta uscendo la scapola. Vuoi appoggiare? No, ce la faccio. La mia ottica di fiducia mi ha regalato uno spray per pulire gli occhiali e le lenti. Grazie. Ma veramente te l'ha regalato lei? Sì. Così? Che ci mi vuole bene. Come dovete sapere, io ho una... tipo non è una casella postale, però c'è un posto dove voi potete mandarmi le cose che volete mandarmi. Non sono andato a ritirarle per una cosa tipo 3 mesi, quindi si sono un po' accumulate e facciamo finta che siano regali di Natale, anche se in realtà no. Però, allora... È caduto uno spadino. È caduto? Una cosa tristissima. No, si è proprio afflosciato. Scudo di Toledo. Nella lettera che era allegata veniva detto che è per colmare il mio horror vacui, quindi da attaccare in camera mia insieme a tutte le cianfrusaglie varie, e che dovrebbe ricordare i Lannister. Nelson, quello lì, posso dire, è palesemente rubato, si vede. Ma no. Ma sei sicuro? Pentiti. Barattolo di Pringles al cheeseburger. Cosa stai dicendo? Sì, che era stato inviato per essere assaggiato in Space Valley. Mi ispira. No, ma dai, veramente? Ma... Antonietta mi ha regalato questo drinking game, Game of Kings, un gioco di carte dove praticamente ci sono delle penitenze e bevi, insomma. Mi ispira tantissimo. Sì. Noterete nel corso del video che la gente pensa che io sia un alcolizzato. Ne parliamo dopo. Sono arrivate tantissime lettere, vi ringrazio di cuore perché le ho lette tutte dalla prima all'ultima e sono piene d'amore, e quando le leggo io sono sempre un po' in imbarazzo perché vorrei poter ricambiare questo amore che avete nei miei confronti, che io, come sapete, non comprendo. Ma non so come fare al di là di fare video, quindi spero che andranno bene. Carta per il caminetto di Nas. No, non è vero! Scusa. La Happy Socks mi ha inviato un box di calzini e mutande. Trovate in descrizione il link in merito alla questione per approfondire e magari anche voi regalarmene uno perché sono veramente fighi. Adesso ve li sbusto. Ma che delusione. Dove sono? C'è solo una letterina. Li ho già usati. Sono sporchi? Questo con le chitarre. Sono belli trash, eh. Sono belli. Sono belli e trash. Era questo autunnale, perfetto per l'autunno. E poi questo Space Valley, cavolo. Ma la parte forte sono le mutande coi tuoni. Per chi ha letto è un fulmine. Non portano tanta fortuna, nel senso. No. E ci sono anche dei calzini fatti come queste mutande, ma non ho idea di dove siano. A proposito di calzini, Federico, ciao Fede, mi ha regalato un abbonamento mensile a dei calzini, diciamo, brutti. Poi mi piace un sacco, ma diciamo brutti. Questo mese sono arrivati a Pua. Ma sono belli, sono eleganti. Però è bellissima come cosa, che ti mandino a casa dei calzini con una fantasia particolare. A proposito di calzini, calzini con le tette, con scritto Bonneng. Bricconcello. Sono belli però, eh. No, sono bellissimi, sì. Guardate già che cumulo. Vi avevo detto che mi hanno tutti scambiato per un alcolizzato. Dopo il drinking game arrivano i regali dei parenti addirittura. Allora, mia madre, oltre a quella maglietta che abbiamo visto prima, mi ha regalato questo set di birre del birrificio Vecchia Orsa qui di Bologna. Bello. Deve essere molto buono, aspettate a bere per fare il video. E quindi mamma che mi regala le birre. E anche zio che mi ha regalato. Cos'è? Mi ha regalato delle birre fatte da lui, perché lui fa la birra. Guarda qui, non Giulia. Scusa. Lui fa la birra e quindi mi ha regalato le sue birre. Le fa da un sacco di anni e sono super curioso, anche perché non l'ho mai assaggiata, mi sa, la sua birra. Bellissimo. Quindi, ragazzi, scena alcolizzato. Sì. Ci sei. Sono abbastanza alcolizzato. Sei abbastanza alcolizzato. Questa l'avete già vista nell'altro video. Mi sono regalato la Switch, sono arrivati anche altri giochi, non potevo non farlo. Ma vale farsi i regali da solo? Sì. Potevi regalarla a me? No. Bello. E poi ti ho fatto un regalo, ma cosa vuoi? Cosa mi hai regalato? È vero, c'hai ragione, scusa, mi ero scordato. Grazie, Nelson. Prego. Ah, che gara un po'. La Switch me la sono comprata perché ovviamente, come tutti i Natali, mi ha regalato dei gran soldi. Buste. E quindi mi sono comprato la Switch. No. Mi hanno portato un cappellino di New York. Sei la persona meno gangsta. Perché, guarda? Sì, più di qualcosa in inglese. What you gonna do? Posto così, sei pronto per New York? Non sarò pronto per New York, ma sono pronto per Amsterdam. Mi sono regalato un viaggio ad Amsterdam. Sì, e
perché sei imbarazzato ora? Cosa è successo? Mi sono fatto un po' troppi regali da solo. Un pochetto, un pochetto. Mi voglio bene. Ho trovato un cornino, vabbè. E ultimo, non ultimo. Aspetta che non sei a fuoco, aspetta che sei tutto sfocato come la merda. Ultimo ma non ultimo. Sì ragazzi, questo video è anche un pretesto per ficcarci dentro dei product placement. Daniel Wellington mi ha mandato un box. Tra l'altro ne avevo un altro che ho regalato a Bea a Lisbona, con un orologio che purtroppo non ho fotografato. Ma forse ho una foto, vedo se ho una foto, nel caso ve la metto, se no. E invece a me, io mi sono preso Bello. Sapete qual è la cosa divertente di questo orologio Daniel Wellington? Che è da donna. Ma... ho sbagliato. Quando mi hanno detto quale vuoi, io ho scelto e ho sbagliato. E infatti la dimensione del quadrante è piccolissima. Sarà 34. Di solito l'uomo porta 40. E c'è insieme questo, che io non capivo che cosa fosse. Pensavo fosse tipo da mettere dentro l'orologio, per dentro il cinturino, per non farlo, che ne so. Invece quando ho regalato quello a Bea, ho notato, dato che a lei entrava, che sarebbe un braccialetto. Carino, mi sta bloccando il sangue, grazie. E niente, però sembra comunque bello, insomma, è bello comunque, elegante, senz'altro elegante. Trovate anche da Daniel Wellington in descrizione tutti i link utili al caso. Però cercate di comprare l'orologio del vostro sesso, ecco, perché sennò non vi stanno bene. E con questo direi, no, manca l'ultimo regalo importantissimo. Allontanati pure. Scusa. L'amore. Sì, perché non solo i miei parenti, non solo i miei amici mi hanno regalato amore lungo quest'anno e questo Natale, ma anche tutti voi che mi state guardando, mi regalate costantemente amore. Io non posso fare altro che ringraziarvi di cuore. Grazie mille. Spero che questo 2017 sia stato un anno pieno di felicità e pieno di gioia per voi, come lo è stato per me. Alti e bassi, come magari avrete potuto immaginare. Però sono carico per affrontare questo 2018 colmo di buoni propositi, di gioia natalizia, di calzini, mutande, autoregali, birra e voglia di fare. E? Figa. No. E? Soldi. Ma, oh! E il tuo amico? Cesare. Quello dopo? Nicolas. Quello che assomiglia a me? Grazie, Tonno, per aver registrato questo video. Prego. Tonno. Mi scende una lacrimuccia. Fate bravi! Che figura del merda. Aspettate, perché mi ammazza, se no quello lì. Allora. Yeah. Cesare, mi sono dimenticato il tuo regalo. Cesare mi ha regalato 100 capsule di caffè perché mi vede un po' addormentato. Grazie mille Cesare, è super utile, ti voglio bene.